Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo momento di ascolto della parola del Signore in questo giovedì della seconda settimana di questo tempo di Avvento. Il Vangelo di oggi è tratto da Matteo 11, versetti dall'11 al 15. Parleremo oggi sulla testimonianza, su Giovanni Battista, la testimonianza che dà Gesù. Bene, allora vi ricordo che non dovete dimenticare di iscriverti al nostro canale di evangelizzazione, iscrivi e poi attiva le notifiche così non ti perdi nulla. Bene, chiediamo al Signore che ci dia lo Spirito Santo per ascoltare, per accogliere questa parola. La parola di oggi dirà alla fine: chi ha orecchi ascolti. È quello che dobbiamo chiedere sempre al Signore e soprattutto allo Spirito Santo, perché senza lo Spirito Santo non possiamo fare nulla. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: in verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Allora, fratelli, è una parola dove è Cristo che parla sul Giovanni, sul Battista, suo cugino, sappiamo bene, no? E Giovanni il Battista che battezza nel Giordano con un battesimo di conversione. E allora Cristo sta parlando che fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni. Perché? Perché Giovanni sappiamo bene che è la unione tra due testamenti. Lui è l'ultimo profeta, l'Elia, infatti lo dirà il Signore, colui che doveva venire, colui che deve venire, che è il precursore del Messia, colui che annuncia la venuta del Messia, colui che chiama tutti i cuori alla conversione. E tra l'altro è il più grande tra i nati da donna, perché lui ha visto, dice, è più grande, dicono i commentaristi, che è più grande di Abramo, più grande di Mosè, più grande di tutti i re, più grande di Davide, di Elia, eccetera. Perché? Perché lui lo ha visto, lui ha udito la sua predicazione, lui lo conosceva, lui lo annunzia ai suoi discepoli, e poi i suoi discepoli seguiranno il Signore. Lui annuncia l'agnello di Dio, e allora perciò è il più grande tra i nati da donna. Però dice il Signore che è il più piccolo, ma è il più piccolo nel regno dei cieli, è più grande di lui. Qui il Signore, attenti che il Signore sta parlando di lui, sta parlando Cristo da se stesso, e sta parlando di noi, perché siamo noi a ricevere questo Spirito, lo Spirito del Figlio, che è seduto davanti al Padre, alla destra del Padre in questo momento, e ha portato la nostra natura umana davanti al Padre. Perciò noi dobbiamo anelare nel nostro cuore, desiderare profondamente questa piccolezza della quale parlavamo ieri, questa mitezza, di questa umiltà, questo Spirito del Figlio di Dio. Perché? Perché Cristo, pensate questo, no? Chi sta sul monte è già più alto, no? Del monte, sta più su del monte, e Cristo è andato sul monte e lì ci ha mostrato il suo amore, l'amore del Padre per noi. Quindi l'amore di Cristo è più grande di qualsiasi cosa, e il suo Spirito che vuole donarti o donarmi è così grande, che è lo Spirito che
procede dal Padre e dal Figlio, diciamo nel credo, no? È questa forza dell'amore del Signore che desidera che noi viviamo come figli. È per questo che Cristo è morto sulla croce. È questo il senso della piccolezza che il Signore vuole. È che questa piccolezza, cioè avere lo Spirito di Cristo, ci permette di essere più grandi, più grandi di Giovanni il Battista nel Regno dei Cieli. Allora, lui parla, Cristo parla, dice di questo Regno dei Cieli che subisce violenza dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora. Cioè, è una costante nel tempo la persecuzione contro il Regno di Dio, contro coloro che appartengono a questo regno, coloro che hanno ricevuto lo spirito del Figlio, che è il re di questo regno. Vediamo anche oggi la persecuzione contro la Chiesa, tante volte dall'interno proprio della Chiesa. Contro che? Contro che cosa? Appunto, contro la croce, perché è di questo che parla il Signore. Perché? Perché certo, questo mondo non sopporta la croce, non sopporta che il Messia regni sulla croce, perché è lì che Cristo ha mostrato il suo regno, è lì che ci ha mostrato il perdono, è lì che ci ha mostrato il suo amore. E quindi, e allora, tutta la violenza, tutta la persecuzione è contro la croce. Così, come ti attacca il demonio? Con la croce, con quello che tu hai scoperto, che dà senso alla tua fede, e quello non lo sopporta il demonio. Ecco perché la violenza contro il Regno dei Cieli, e i violenti si impadroniscono, dice la scrittura. Cioè esiste un regno, il regno della morte, il regno di Satana, e ci fanno pensare che comandano loro. Invece chi abbraccia la croce di Cristo, chi abbraccia la propria croce e segue Cristo, vincerà sempre, vincerà sempre. E così la Chiesa lo ha detto il Signore a Pietro, sempre la Chiesa. Allora, dice anche che Giovanni è molto importante, anche perché in Giovanni finisce l'attesa, dirà la profezia del suo padre Zaccaria, no? E tu, bambino, sarai profeta dell'Altissimo, perché andrai dinanzi al Signore a preparare le strade, annunciando al suo popolo la conoscenza della salvezza e la remissione dei suoi peccati. Quindi è finita l'attesa con Giovanni il Battista. È venuto il Messia, non c'è più la profezia, c'è una parola compiuta, non c'è più la profezia, c'è una parola compiuta in Cristo, e la vuole realizzare in ognuno di noi. Questa parola è il bene che il Signore ha per noi, cioè l'amore, e l'amore è più forte della violenza, è più forte di questa persecuzione. L'amore, dirà San Paolo ai Romani, no? Non rispondete al male al male con più male, rispondete al male con il bene. Ecco il Regno dei Cieli, questo regno che vince abbracciando la croce, avendo la croce in mano, non rifiutandola. Allora accogliamo a Giovanni il Battista nella nostra vita, cioè accogliamo la chiamata a conversione, perché solo così possiamo accogliere Cristo. Accogliamo a coloro che ci annunciano la verità, l'amore di Cristo per noi, il perdono dei peccati, e così potremo anche accogliere il Signore. Chi ha orecchi, ascolti. Ecco, un orecchio aperto, un cuore disposto all'azione divina, all'azione di Dio attraverso la predicazione, attraverso i sacramenti, attraverso la Chiesa. Che il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, cari fratelli, vi invito a lasciarci sempre un mi piace, iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche, così la campanella lo devi fare, e anche condividere, aiutaci a evangelizzare, condividere questo video con più persone, copia il link e lo incolli nei tuoi contatti di WhatsApp, eccetera, e lascia le tue preghiere qui sotto. Stiamo pregando gli uni per gli altri, voi lasciate le vostre preghiere, tutto il resto dei fratelli pregano per le vostre preghiere, quindi sempre c'è qualcosa, c'è un motivo per pregare, ok? Bene, allora ci vediamo domani, a Dio piacendo. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Oggi la Chiesa celebra
la memoria di San Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa, un carmelitano, bellissimo, bellissima la sua storia. Quindi pregate a lui, San Giovanni della Croce, prega per noi e per le nostre famiglie.